Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got a sneaky track from the zodiac, but I see a high spot. Keep the breeze and flow. Blow my flow and go away. What do you say? Yeah! You don't know my mind. You don't know my kind. Talk necessities, I'm part of my design. Till the world is out, falling from the sky. Talk necessities, I'm part of my design. Buonasera a tutti, siete in diretta sulle frequenze di Florence International Radio. Abbiamo Daniele Bronzi in regia che salutiamo. Buonasera. Buonasera. E il babbone GP Charlie, ha cambiato nome su Instagram, non ti sto più dietro, madonna, sei troppo social per i miei gusti. Addirittura, sì, ecco. Va. È più social di me, ragazzi. Cioè, ma che io sono un sacco. Non è vero, social. Non è assolutamente vero. Mi piacciono le foto, quindi sì, mi piace per quello Instagram. Sì, comunque va bene. Comunque, stasera siete con noi per Correvalanno e oggi Correvalanno 2016, per cui ringraziamo Fiorenzo, che, giusto? Esatto, colui che ci ha, diciamo così, suggerito l'anno
qualche tempo fa, qualche giorno fa. Perché sì. Ce l'ha suggerito Fiorenzo? Ah, così a caso gli abbiamo detto, Fiorenzo devi sapere, Dani è il nostro idraulico. Ecco. Ah! Era a cambiare tipo il lavandino a casa dei miei e gli abbiamo detto, Fiorenzo, ma dicci un anno, dai, forza. Che ti garba. Queste sono le nostre 2016. Fonti, praticamente. Noi abbiamo i nostri informatori come quelli delle NCIS, insomma, abbiamo tutta una rete di personaggi che collaborano. Allora, siamo partiti con questo gruppo che speravamo di vedere a Firenze quest'anno, invece per via del Covid. No, l'anno scorso, e speriamo di l'anno vedere scorso, quest'anno. Giusto, perché questa è la prima puntata del 2021. Davvero? E che speriamo, esatto. Buon anno! Buon anno a tutti, ovviamente. E che speriamo di vedere quest'anno, invece, anche se ho tanti dubbi. Un brano che si chiamava Dark Necessities, cioè le nostre necessità più recondite, più remote. E chi ha scritto questo brano ha voluto appunto parlare delle nostre necessità, quelle che ci turbano durante l'esistenza, quelle più profonde, più difficili, quelle lotte intestine che noi ogni tanto abbiamo, ed era riferita al cantante, a Chiedis, che ha avuto un periodo in cui la droga aveva preso sopravvento, per cui lui ha preso spunto da questa situazione per scrivere questo brano, che è bellissimo tra l'altro. Anche molto molto bello il testo, devo dire. Lo vorrò leggere allora, perché non l'ho mai letto. Ce l'hai qui, ecco perché sapevi tutte queste cose. Ma a me piace sapere. Mi hai fregato. Infatti ho detto, ma dove l'ha letta tutta sta roba che qua dove c'ho io non c'è scritto niente. Penso che il brano finisce con un... Davvero? Davvero. Non l'ho sentito. Oddio. Così. Non l'abbiamo sentito. Comunque mi sorprende questa sera Martina, perché non era proprio del pieno della sua forma, ma appena si è accesa la telecamera, da buona donna, non da buona donna in quel senso, da quando si ama narcisista. Hai visto che mi sono ripresa tutta ripresa insieme? Subito. Carlo, dove vai a finire se fuori schermo? Tra un pochino va in bagno. Così meglio? È meglio. Non no. È... Comunque, perché mi trae in inganno quella cosa lì. Basta stai fermo, non è che devi fare molto. Lascio a te il prossimo. Comunque, in realtà, questa YouTube, secondo me, c'ha un filtro nature, perché mi rinfighetta. Perché io, ragazzi, stasera sono truccata. Ho le occhiaie, dei capelli che lasciamo fare, che praticamente hanno vita propria. E basta con questi capelli, Cribbio! Che sono poi la tua. Sono la però tua... lì, guarda, nella televisorino io. Ma ci migliora molto. Chiamalo televisorino. Sai perché questo? Perché sono in palette. Praticamente vi spiego. Bene. Una mia amica, la Nini Morandi, che tutti dovete seguire su Instagram, soprattutto. Ma prima o poi la vorrei portare qui. Prima o poi la porteremo qui, ecco. Certo, ma soprattutto la sua pagina #Shattamai. Mi ha fatto l'armocromia e il rosso è nella mia palette, quindi praticamente io risalto quando ho addosso il colore rosso. Ed effettivamente guardate come buco lo schermo. E come si chiama palette? La palette, praticamente ognuno ha la sua palette di colori che gli stanno bene. Tipo tu sicuramente stasera secondo me non sei in palette, perché questo blu ti smuore. Sei spalettato. La prossima volta avrò il sito di giallo. Metto il giubbotto quello arancione per quando si cambiano le ruote. Vai. Puoi provare. Comunque ovviamente noi stiamo divagando. Troppo. Ma sì. Però, aspetta, che cos'è? Volevo dire anche un'altra cosa. Sì, lo dico subito, almeno se c'è qualcuno che ci vuole vendere qualcosa, ci chiama subito. che potete chiamarci allo 055-2477-985, con Daniele mi fa ok, col pollicione ormai lo imparo a memoria, e per proporci l'anno di giovedì prossimo, visto che è vero, le ultime volte abbiamo fatto delle special version e non vi abbiamo fatto scegliere, ma da ora in poi potete ricominciare a deliziarci con i vostri anni per questo bellissimo 2021. Se non scegliete voi, scegliamo noi. Ah vabbè, sì, certo. Ecco, cioè, qualcuno ce lo dice, sia l'idraulico, l'elettricista o il muratore sotto casa, qualcuno ce lo consiglierà un anno. Sì, ora passiamo a questo / questa. Questa, dai, che merda, scusami. Sì, Daniele, io... No, è vero. Ma io la prima volta pensavo questo. È il po', vedi, il maschile. È un po'. E siamo un po'. È un po'. Cavolo, si poteva chiamare il è un po'. No.
No, bellissimo. Dell'est o di origine italiana, pertanto. Infatti, esatto. E io invece sempre pensavo che fosse un uomo. Americana. No, ah. No, non ho mai pensato che fosse un uomo, si vede che è una donna. Appunto, LP, che vado è un una cantautrice statunitense, sì. Il cui vero nome, perché appunto ha origini italiane, è sì. Laura Pergolizzi. Esatto, pensa un po'. Che tra l'altro, non so se lo sai, ma è figlia di una cantante lirica. Ah, però. Lei? No, sì, non lo sapevo. È figlia di una cantante lirica. Ah, anch'io, però non sono diventato così. No, no, non ti sei... No, no, no. Meno male. Non comunque... mi sono pergolizzato. Proprio perché lo possiamo dire, è gay, era purina, abbiamo già morto. È gay. Non è una colpa. Questa canzone lei l'ha dedicata alla sua storica compagna con cui è stata ben 6 anni. E ha composto questo successo, che è sicuramente il suo successo più grande. Ce lo andiamo a sentire, Lost on You. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. I'll never get to heaven, 'cause I don't know how. Let's raise our glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me all the loss on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. Take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me all the loss on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you. Every
Ma Lost in chi? Lost on you. Quando hai sarai visto? Più grande. Hai visto come sono brava? Bravissima. Va, dimmi, quando sarai dicevo, più grande? Quando sarai più grande, più saggia, più equilibrata, ti ricorderai di tutti i pericoli che abbiamo scampato. Allora, aspetta, Se scherziamo, festi di tutte le canzoni. Bruciando come ceneri, innamorandoci non io e te. Teneramente, io ce ne scampi e tosani. Desiderando di... desiderando ritornare a quei giorni in cui non ci arrendevamo anni fa. E saprai, tutto quello che ho sempre voluto eri tu. Oh, senti. Lost on you. Comunque, scusami, posso dire una cosa? Perché io oggi ho letto che lei, questa canzone comunque, l'ha scritta ma stava già con un'altra. Ma, se cioè, funziona ma stiamo sempre scherzando? Così, se te scrivi una roba del genere mentre stai con me, io ti ammazzo. No, ma cioè, ma proprio ti asfalto, ti passo sopra con un hammer. E credetemi, io non sono una persona gelosa, però nel senso no, non neanche violenta, neanche violenta. No, aspetta, no, a parte tutto, nulla. No, neanche a parte tutto. Io esatto, sono uno violenta, gelosa no, però io non sono gelosa, ma non puoi scrivere una roba vabbè, del ma genere. Ma sai, queste sono canzoni che scrivi con i momenti particolari, quando magari ti ritorna in mente quella persona. Quando sei sul bagno, però intanto tu ti sei premurato, ti sei coperto le spalle, così soffri, diciamo, giusto. Ho capito, ma non si fa. Non si dovrebbe fare, però può essere una soluzione. Ma comunque, lo so io. Non ho parole, veramente. Devo dire che è un brano che ha, come dice Martina, spaccato. Sì, è molto bella. No, tra l'altro, bella, non, perché come avete fatto a pensare fosse un uomo? Cioè, sente benissimo quando no, allora, io ho visto il video, ma non tanto per la voce. Quando ho visto per la prima volta il video, ho avuto delle, come dire, era un po' titubante, non sapevo. Perplessità. Esatto, ecco. Non sapevo, ma non lo dico con cattiveria. Salve Alessandro, ci segue. Ciao Alessandro. Ci segui. Ma perché tra l'altro io c'avevo una camicetta aperta in questo video, una camicetta aperta canta vicino a una finestra, sì, con sì, quest'aria malinconica. Io cercavo di spiare fra la camicetta per capire se era un uomo o una donna. Cioè, mi sembra di vederti tipo così che ti avvicini, sì, alla io televisione infatti, con che mi mettevo così, in questa posizione, in quest'altra, ma non riuscivo a capirlo lo e stesso. Per cui sono arrivato alla conclusione che per me era un uomo. Poi ho detto, ma non è possibile, poi ho scoperto. Costa voce, ora ce n'è tanti, insomma, però. Vabbè, comunque. Abbiamo abbandonato questi, allora, siamo partiti abbastanza in maniera sostenuta. Ci siamo un pochino adagiati su questo bellissimo brano. Sì, però questo, guarda, a me non mi disgarbava, anche se era un pochino easy, perché cioè, si ascolta tanto bene. Bello questo linguaggio un po' folcloristico. Hai visto? Ma guarda, cioè, io non so se avete notato stasera quanto sono composta. Davvero? Cioè, addirittura le gambe incrociate. Voi non mi potete vedere, ma io ho le gambe incrociate. Il segno di scongiuro. Sono ferma così che... chiacchiere e basta. Stasera è il simpa della compa e mi babbo a quanto pare. Ah, okay. No, insomma. Io comunque, in effetti, ora va passando al brano successivo, devo dire che un po' di atmosfera vivace, sì. Ballerina c'è. Sì. Perché lui, oltre ad essere un bel ragazzo, come hanno sostenuto molte donne, un bravissimo cantante, un gran ballerino. Un grandissimo ballerino. È un attore anche dalle doti non, direi, non comuni. Sì, dai, diciamo così. Però diciamo che la sua come dire, il suo vocazione. Lavoro, diciamo il suo lavoro principale, il suo mestiere è quello di cantare. E devo dire che questo brano nel 2016 ha spopolato. Perché, mamma mia. Perché è stata una hit che ha praticamente scalato tutte le classifiche internazionali ed ancora oggi, quando uno la risente in macchina, dice però... Justin Timberlake, è Justin Timberlake. I can stop the feeling. I can stop the feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Go. All the
those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. There ain't no place to leave it, so, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that, that under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving, so, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So keep dancing. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the creeping up on you, so just dance, dance, dance. Oh. All those things I shouldn't do, but you dance. Nobody leaving, so, so keep dancing. Everybody sing. Oh, can't stop the feeling. Can't stop the feeling. Break it down. Got this feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Ooh. Allora Martina provava a cantarla in italiano, ma è una cosa impossibile. È oscena, atroce, veramente. No, ora vi faccio un pezzettino perché ecco. Dov'è papà? Poi dici, noi vogliamo avere il picco degli ascolti. Certo, lei... perché per l'esattezza fa così. Bene, preparatevi. Aspetta, non mi viene senza base. Non cioè, in che senso? Che no, dai. Uno strogolo. No, non torna niente perché fa tipo... Non vedo altro che te quando balli, balli, balli. Un sentimento buono, buono si insinua dentro orribile, te. Orribile. Perciò basta. comunque, la cosa figa è in realtà che è tutto il brano, è questa ascesa verso una gioia incredibile, uno stato di soddisfazione in cui si trova lui, che è contagioso un sacco. Sì, infatti è una canzone molto contagiosa. Cioè, viene da proprio... È un riff molto contagioso e proprio per quello... ha avuto un grandissimo successo. Ma è banale Justin Timberlake. No, tra l'altro dire. L'ho sentita l'altro giorno alla radio. Ho detto, vada lì, ci hanno fregato, la si voleva mettere in noi giovedì. No, vabbè, ma una canzone senso, che viene comunque riproposta. Posso aprire una parentesi? Apri. La moglie, quadra, onda, graffa mi viene fame, ma poi ti spiego perché. No, volevo ricordare, prima si ricordava un grandissimo DJ. DJ full time, amico di Daniele, quindi volevo ricordare che ci ha purtroppo lasciati sì. Oggi. Non è per fare il solito discorso, no, però essendo una persona che faceva piacere, conoscevamo, quindi una cara persona, l'abbiamo voluta ricordare, purtroppo. Sì. Anche lui ci ha lasciato, va bene. Comunque, e comunque il cugino di Jamiroquai. Sì. Ieri visto è entrato al coso lì in America, la Casa Bianca, come si chiama? Ah, lì da coso, da sì. Trump, no? È successo un bordello, hanno fatto un... Cioè, era uguale a Jamiroquai.
uguale. Davvero? Non l'ho visto, non l'ho visto nemmeno io. Sono rimasto basito perché comunque non, queste cose non erano mai successe in America. Mai, prima d'ora mai. Ci voleva Trump per far scoppiare questo, sì. Questo degenero. Io voglio il cappellone con le corna e la volpe finta. Quello non voglio. Se ne vuole andare, ma stanno pensando di addirittura di mandarlo via in altro modo. No, lo caccia. Lo caccia, cioè, mai si è insediato. Biden si è insediato, però lui lo vogliono proprio radiare. Via, ma giustamente, sì, sì. Dai, è un fatto. Non si può, non possiamo fare politica, però ogni tanto, però, quando ce va, ce va. Quando è pazzo, è pazzo. Comunque, adesso no, che facciamo? Dimmi. Adesso devo dire questa cosa. Ma dilla, dilla. Che oggi ho fatto la domanda del giorno proprio Justin Timberlake. Mm-hmm. Allora, la risposta, la domanda era, per chi se la fosse persa, in che gruppo ha suonato Justin Timberlake? Mi ha risposto bene una persona sola, che come sempre secondo me guarda su internet, però vabbè, non ma lo diciamo. Ma tu non puoi però demotivare così la gente. No, infatti, no, in realtà internet. No, bravo, bravo. Bravo, bravissimo, chiunque sia stato. Bravo Dani che ha indovinato. Erano gli NSYNC. E nessun altro ha indovinato, alcuni mi hanno addirittura chiesto perché Justin Timberlake ha suonato in un gruppo. A quanto pare sì. Come si chiamava, scusa, il gruppo? NSYNC. Era una boy band. No. Ah. Era una boy band, era giovanissimo lui all'epoca, pensa, senti quanti scoop su oggi, stava con Britney Spears, lui? Sì, no! Ma lui è stato con un botto di gente, tipo è stato con lei, con Cameron Diaz, vabbe, poi era sposato da una vita con la io che pensavo di essere stato il solo. Scusate, Cameron Diaz. Ecco, sì, Daniele si è quasi, è semi svenuto sul mix. Si è quasi sciolto come un lindone dal cuore morbidissimo. Chi non si scioglierebbe? Oh my god! Invece stasera sai cosa c'è? Mi pare che sia stasera il primo della serie di Quentin Tarantino, quello dove c'era la Uma Thurman, come si chiama? Kill Bill sì. L'uno. Dico, ecco, so cosa fare stasera, ecco. Kill Bill tutta la vita. Vabbè, no, lo guarderò in due volte perché dopo ormai sono vecchia. Cadaveri, dopo i primi 20 cadaveri abbandona perché... No, bello Kill Bill invece, bello. Comunque stasera devo dire ci sono garbati i cantanti, quelli un po' gay, un po'... Pur qua? No, niente, perché il prossimo è Tiziano Ferro. Ma se no, allora, ora ci daranno dei razzisti. Dei... No, ma assolutamente no, lo sai che assolutamente no, cioè ci mancherebbe altro, però mi fa ridere. Ma diciamo anche stasera... che questo... No, scusa, Carlo, è il consigliere del nostro primo, del Prime Minister. Sì? Sì. Rocco Casalino. Sì, conosco, che I è know. Molto... I know. Stasera c'è Garbato, sì. Secondo me piaciuto. Ci farà la rosa. Dici? La zona rosa, dici? Shocking. Speriamo ci faccia una bella zona rosa shocking dove si può fare tutti che ci pare. No, però... la farà solamente per fare shopping, ma solo le donne, però donne e affini. Ok, no, solo maschiacci. Quindi Ferro può venire. Oppure meglio ancora, solo maschiacci. Ecco. Va bene. No, comunque devo dire che questa gente ha una sensibilità particolare anche nel momento in cui scrive, in cui. Questa gente sembra quasi che con Salone. Stiamo entrando veramente in un argomento che io metterei la canzone, noi ci vediamo. Vai Dani, faccela sentire, potremmo ritornare. Noi. Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti. E se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie mi manchi veramente troppo, troppo, troppo ancora. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Così 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare, poi ci piove addosso. Ridigli in faccia al tempo quando passa, per favore. Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano. Amici, amori, affini, prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada, la stessa.
scelgo sempre la più lunga, la più complessa. Quindi perché mi scanso invece di scontrarti? E tu perché mi guardi se puoi reclamarmi? Ricordi, ce lo insegnò il 2013. Io e te all'odio non sappiamo crederci. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. Lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare, poi ci piove addosso. Sperdigli in faccia il tempo quando passa, per favore. Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo. E che potremmo ritornare. Musica più forte, che sfidi la morte. Carezza questa mia ferita. Sfido la vita. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare, poi ci piove addosso. Diglielo in faccia a voce alta, di ricordare quanto eravamo belli e di aspettare. Perché potremmo ritornare. Potremmo ritornare. Potremmo, forse. Forse, forse non torniamo neanche a casa perché ci picchiano appena se esce dalla radio. Ora, ritornando seri, anche per un attimo, ovviamente, tutte le battute che sono state fatte certo, sono restano tali. Poi cioè, Tiziano Ferro è... Tiziano Ferro è Tiziano Ferro, ma chiunque sia, insomma... Certo, erano tutte battute, ma lo sanno i nostri ascoltatori che siamo dei burloni e che sì, giochiamo vero, e basta. Molto, dai. Molto vero. Comunque abbiamo avuto un attimo di relax, ci siamo un attimino rilassati con la voce di Tiziano Ferro, sempre molto bella, si diceva con Martina. Comunque, anche se io lo preferivo un po' all'inizio carriera, quando alternava, ecco, brani... No, ma guarda che anche in questo album qui c'è qualche brano che un po' più movimentato. Sì, sì, poi lui, capito, è da stadio, quindi anche una canzone così, se te la senti allo stadio... ma lui ha un gran repertorio, tra l'altro. Bombe a mano. Però diciamo che crescendo... è cresciuto anche il livello delle sue canzoni, sono molto più intime, sono molto più probabilmente anche da quando si è sposato, da quando ha raggiunto una certa stabilità sentimentale, evidentemente è cambiato anche il modo di proporsi al pubblico. Giusto. Ma senti darsi, qua come sì, sono sì, stasera. Sì, dunque, veramente, andiamo veramente, cioè, stasera sembro quasi serio, io boh. Sembro quasi serio. Parole, veramente. Andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con un brano, anche questo uscito nel 2016, ed è stato un record di vendita in Italia perché ha vinto un disco di platino. Quattro dischi di platino. Ha vinto un disco e 4. Miero, sì, Miero. Sì, sì, è quello che diceva. Esatto. Ma sì, non ricordo che alla COP sono in offerta oggi. Anche la Hereford. Sì, scusa, un disco di platino. No, no, però comunque, loro se lo meritano, dai. Loro sì, se lo sì, meritano. Il gruppo in questione è quello dei One Republic e questa canzone si chiama Wherever I Go. Ed è la storia di un impiegato, interpretato da un attore americano, che ad un certo punto, scocciato dalla sua vita banale, così sempre uguale tutti i giorni, ad un certo punto, una mattina in ufficio, si alza e incomincia a danzare. Che spettacolo, voglio tavolo. Fare anch'io. Ecco. Ora domani provo, vai in ufficio. Non si sa che fine abbia fatto. Lancio via tutto. Se sia stato licenziato o meno, comunque il video è molto carino e la canzone, tra l'altro, molto bella. Quindi, Wherever I Go, sono i One Republic. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others, they're quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same.
know I can lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I know is a shadow of you. I know I can try with the force of the new. But whatever I know, I've been looking for you. Wherever I go, I've been looking for you. You. Some people pray to God for some magic. Cause no easy love could ever make them feel the same. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the shame, shame, shame. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I go, there's a shadow of you. È finita così, eh? Sì. Pure la pubblicità così, bastoncini finiti. Di tutto, di più. Bellissimo, adoro quando succedono queste cose. E beh, questo ti dimostra che siamo in diretta. Siamo in diretta, Findus. Il bello della diretta. Siamo in direttissimi. Siamo in diretta, Findus. Dai, Dani. Pubblicità. Sì, chi è? Così non ci aiutiamo, No. Pubblicità occulta. Qui. Aiutati, Dio t'aiuta, veramente. Perché guardi me? Non lo so, perché ci sono lei qui. Guarda, se no, a chi lo dico, se no, all'alberello di Natale. No, pensavo tu mi avessi qualcosa a che fare con la Findus, per quello. No, con la Findus no. Basta. Da, che cos'è quello, Dani, adesso? È quello del coronavirus nelle varie... Ah, ok. Mi sembra che visto che effetti varie... bellissimi, io mi diverto troppo a vedere gli effetti. Torniamo comunque a noi e torniamo in Italia. Incredibile, stasera abbiamo messo ben un sacco di due italiana. Pezzi italiani, no, ne metteremo anche un terzo. Cioè, non ho parole veramente. Perché comunque non è stato affatto semplice trovare dei brani fighi per il 2016. No? Ma no, insomma, cioè, c'è è chiaro che uno deve scegliere. No, ma ci ha toccato stare un pochino più easy stasera, un po' più calmini, sì, perché a meno che tu uno non decida di fare, dici, i migliori brani disco del 2016, allora ti viene fuori una cosa, vabbè, i migliori certo. brani, No, allora, però per fare un po' di tutto ci ha toccato stare tutto. Così. Va bene, dai. Il prossimo, vabbè, dai, stiamo parlando di del grande, vai che tu ridi, che ho fatto? Che è successo? È perché il buon Riccardo, sì. Che ciao, Riccardo. Ha rotto la chiave. Sì, è qua fuori un'altra volta. Ma da quanto? Allora, Dani, facciamo una cosa. Te mettimi di base, falla partire di base. Okay. Io chiacchiero un pochino, se intanto tu vada a aprire Riccardo, sì. Poi la sentiamo. Qui facciamo le cose in famiglia. Facciamo le cose in famiglia. Sta partendo, pensa te che sta partendo, manco si sente. Vabbè, bella, bella. Io. Comunque stavamo parlando del grande, unico, mitico Vasco Rossi nazionale. Mm-hmm. Che Vasco, allora... Vasco. Lui. Comunque, che nel 2016 ha pubblicato ad ottobre un'antologia, ovvero Vasco Non Stop, che contiene tutti i più grandi suoi successi, mi sembra che siano all'incirca una settantina di canzoni, sì. Ci sono veramente tutti i suoi più grandi successi più alcuni inediti. Ma lui ha questa abitudine ogni tanto di pubblicare un cofanetto con le sue vecchie canzoni, aggiungendo di volta in volta poi un pezzo nuovo. Ma come l'ultimo. Tu lo senti sotto?
Chi Vasco? Secondo me non l'ha fatto partire. Ma non saprei. Come no? Come no? Ci dicono tutto live, vedete, la regia va lì. Torna da no, no, vedi, stasera perde colpi. Come non l'ha fatto partire? Ah, ho detto io, sentiva niente, non è possibile. Abbiamo recuperato il... Se no, veramente, sì che adesso dobbiamo chiacchierare un altro po', perché eccolo. L'inizio della canzone... Ho il disperso fuori, ecco Riccardo, ecco le stalattiti e le stalagmiti. Sì, veramente, so, si è congelato nel frattempo, a proposito di bastoncini Findus. Ah, ecco. C'è uno che chiacchiera. Sì. Fantastico. No, ma è così. È così? È così, ti posso garantire che è così. Comunque, ci stiamo perdendo, perché uno degli inediti di questo Vasco Non Stop è Un Mondo Migliore, un sacco bella, sento che sta partendo, quindi adesso vai Daniele, piano piano possiamo alzare il volume, vai. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia, non è facile partire poi morire, rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, di un mondo migliore. Sai, essere libero costa soltanto qualche rimpianto. Sì, tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore. Mondo migliore, mondo migliore, mondo migliore. Facile trovarsi sulla strada quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire e non puoi più rimandare. Il mondo migliore, il mondo migliore. Essere libero costa soltanto qualche rimpianto. Sì, tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore. Mega Vasco nazionale, ragazzi. Sì, un mondo migliore, ci speriamo tutti in un mondo migliore. Da un anno a questa parte. No, siamo un po' scettici. Basta, vogliamo smettere di parlare di questa cosa, per favore?
Allora, Vasco Rossi che io all'età te l'hai visto, vero? Di 14 anni, l'ho conosciuto, 13 anni, 14 anni, perché... Ah no, ci giocavi a calcetto. Brava. È no, vero, calcetto, no, ci calcino. Fai il Lego. No, calcino. Perché dovete sapere che io avevo una carissima zia che viveva a Zocca, che è lo stesso paese di Vasco Rossi. Ah, Cernobolè! In provincia di Modena, all'epoca lui faceva il DJ al Punto Radio, che era una delle radio più... ascoltate dell'Emilia. Quindi lui la mattina lavorava col suo papà, faceva il camionista, la sera arrivava in infradito in discoteca, metteva tutta la musica, faceva ballare, poi sceglieva una fra le tante, andava via a gioca e poi giocava un tè a calcino. Poi abbiamo giocato anche a calcino. Ma sì. È lì vicino dove c'era Ligabucca? Ligabue, Ligabucca. No, lui è di Reggio, vero? Di Correggio, è un di paesino, Correggio. Un paesino pure io lui. Sono stato dove di Correggio. Non è di Correggio. No, non è Correggio. Perché ti stai sporgendo? In quel posto per guardare lui. C'era un nebbione porca boia lì. Ma è una zona. È una zona. Non si vede il cartello scritto in nome del paesino. No. Comunque grande Vasco Rossi, inutile spendere parole su Vasco perché insomma, sono decenni ormai che ci intrattiene e che ci continua nonostante tutto a sorprendere, la sua vena poetica è infinita. Io ma banda alle ciance, spenderei poi parole anche sul disc jockey che lanciamo niente. Adesso perché io per esempio quando sentivo la canzone ho detto figa, ma chi è sua. Questo Kung Kungs, allora Kungs che è in collaborazione con Cooking, cioè, questo sembra uno scioglilingua, allora scusatemi. Il designer Kunks in collaborazione con Cooking on Three Burners e con Kylie e l'etichetta Aldi, discografica House of Barclay. Insomma, comunque, il 19 febbraio hanno fatto sta canzone, si chiama This Girl, sei carina un monte. Sentitevela, via. So keep the change, cause I got enough. A little time and some tunnels. You never bow my love, yeah. No other thing that it wishes to. With no other, with no other. But got the heart and the heart is true. Something that you got to know, this girl.
Che cos'è? This girl era. This girl. Kungs. Comunque questo Kungs, sta Kungs, che cos'è? Quello che cos'era? Un grande tunes, sì, no, davvero. Comunque è un grande beat questa canzone in realtà, è stato un successo, spacca, lui questo sprofondo anche proprio. Stasera no, così. Non sprofondare, no, per favore, sprofondo. Quindi un successo, sì, del 2016 indubbiamente, ha vinto il Coachella Summer Festival. Coachella Summer Festival ho detto proprio male. Girava verso Riccardo, insomma. Perché ho detto proprio Coachella. Posso dire una cosa brutta? Dilla. Sei rotto in diretta? No. E quindi dopo Kungs, l'uomo dalle 3K, sì. Perché Kungs, poi c'erano altri due con la K, va bene. Passiamo a un altro uomo con la K. Carlo, dimmi. L'uomo dalle 3K. Chi è l'uomo? Ku Klux Klan. Porca boia, gli amici di Dumpete. Giusto, è vero, non ci avevo pensato a questa associazione. Ma guarda caso qua c'è un altro K, va? Stasera. È vero. Italiano. Italianissimo. E ti dirò che quando ho ascoltato questo brano, lui canta come se avesse 50 anni. Te lo dico, ora spiego per il pubblico. Cioè, scusa, in che cosa senso? Vorresti dire? Meno avvezzo a queste. No, dunque, anche perché tipo ce ne avrà 20, ma non so. No, ecco, ne ha 31. Vabbè, insomma. Ecco. Comunque, è giovane, molto giovane, però nel testo del brano lui canta con nostalgia e si riferisce con nostalgia a vecchie situazioni che però ricordano più i miei tempi, quelli di Daniele, che i suoi, ma diciamo. Che vuoi da me? Carlo, ma che vuoi? Ma io un compagno di sventura lo devo trovare, per forza. Ho 15 anni, cioè. Ma 16 forse. Un compagno di sventura. 18 con tot di esperienza. Esatto. Ah, oh, brava. Si dice così, sì, sì, come così, dire così. Diversamente gnocca, la stessa cosa. Esattamente. Ah, ho capito. Secondo me, quanti anni hai? Io ce n'ho 18 con 12 di esperienza. Benissimo. Brava. È brava. Così che Io ce n'ho molti con poca esperienza. Te ce n'hai 18 con... parecchi. Non si dice. Aia. Ha perso il conto con 46 di esperienza. Maremma bestia. Ecco. Più esperienza che anima, santo Dio. Come dicono a Radio Monte Carlo. Va bene. Maremma bestia è bello, eh? Bellissimo. L'ho sentito, ti ho detto, Radio Monte Carlo, tutte le mattine. Comunque, allora, dicevo, lui nel testo, e tu lo sai meglio di me, ha un po' nostalgia dei tempi che furono, quindi... Sì, però in realtà c'è nostalgia degli anni 90. Oddio, le cabine 80. Telefoniche negli anni 90. Ma certo, ma stai scherzando? Io a 10 anni andavo a chiamare ma la cabina telefonica. Ma tu 10 anni ce l'avevi nel 2000, eh? Oh, hey, ma le cabine telefoniche esistevano, porca se c'erano. Ho capito, però insomma... Ma io telefonavo a scuola e dicevo c'era la bomba. Ma scusami, ma... ecco chi era. E facevo... ma certo che c'era, io me la ricordo. Vabbè, insomma, le ultime cabine telefoniche. Ok, diciamo. Bene. Le ultime cabine telefoniche, quelle due o tre sparse per... Davanti ai Manzoni c'era. Ma era... Io mi ricordavo, ora non parlo di Firenze nello specifico, ma quando io e la mamma eravamo fidanzati, manciata di gettoni... Bello. Si andava lì. Certo. Quando e c'era anche la coda manciata, mi hai preoccupato. Pochi ce sono una manciata, no, pensavo manciata di no. Non ti vuol dire. Sono la mamma anche perché ci ascolta in senso appunto, poi... assolutamente no, assolutamente no, però insomma... comunque dopo questo ambaradam di cazzate arriviamo parliamo, al punto. Parliamo di Amy Schilla, no, parliamo, mandiamo Amy Schilla con questo pezzo che si chiama Cult. A 15 anni andai giù al mare e andai fuori per una ragazza. Un suo ex mi guardò male e fece a pugni come Rocky in piazza. Un passante ci riprese con la voce non con la webcam. E solo io so quante ne ho prese, ma tutto questo era un cult. Non era un gioco comunicare, prima che Nokia fosse un super trend. Andavo in centro per chiamare da una cabina come Superman. Per me Milano era come New York, sui sedili a ragioni di un tram. Ci torno adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un cult. Andava sempre così, dal lunedì al venerdì. La stessa gente di in tasca niente, però era meglio di un film. Mike Tyson, Loud e James Hunt, Stallone al Hogan Bandam. Mi guardo adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un cult. Era di moda andare a ballare all'acqua fanno il tuo curico.
musica alta in ogni locale, poche parole come Robocop, il fil di top e le impennate, giovani folli come Peter Pan. Ci penso spesso e mi accorgo adesso che tutto questo era un caso. Certe pellicole da panico, Carlito il finale drammatico, DiCaprio morto nell'Atlantico, Tony Montana col Kalashnikov, milioni spesi dentro un Pungiball. Ci sono i baracconi in città e forse non ho avuto tutto ciò che ho chiesto, ma tutto il resto era un caso. Andava sempre così, dal lunedì al venerdì, la stessa gente che in tasca niente, però era meglio di un film. Lupin, MacGyver, Batman, Street Fighter, Tekken, Pac-Man. Mi guardo adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un caso. 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 Si stava meglio sconosciute senza paparazzi, quando ancora a Milano giravo in scooter. Rispetto ai macchinoni maxi ho sempre preferito il taxi. Non ce lo vedo De Niro che fa il driver per Uber. I Superman moderni stanno sul computer, zero criptonite. Oggi è la vita vera che li uccide. La concorrenza del rap non è più mite, ce n'è sempre uno pronto a farti il culo come l'uomo tigre. Se pensa come girava il mondo 20 anni fa, che per giocare ai videogame doveva andare al bar. La solitudine accompagna anche le superstar, finisce che parli con l'auto come il supercar. Andavo da Blockbuster in film di serie A, di Ghostbuster, lo squalo, Jurassic Park. Mi sentivo in paradiso, in quel Luna Park. Oggi è chiuso, tempo scaduto, niente più casa. Andava sempre così, dal lunedì al venerdì, la stessa gente di in tasca niente, però era meglio di un film. Il rap di Big e Tupac, Space Jam e Michael Jordan. Mi guardo adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un calcio. Era proprio un cult. Tutto questo è un cult. Effettivamente, tutto quello che racconta rappresenta un po' quello che. Che erano no, i comunque, nostri... comunque devo dissentire perché aia. Proprio a me mi ricorda proprio i miei anni. È perché cominci a essere vecchia, ecco perché ti ricordo. Piccina! Non so, se stai vedendo la mia faccia di disapprovazione sì, nei tuoi confronti. No, anche se non la guardo riesco a immaginarla. Tra l'altro tra un mese invecchio ancora di più. E allora vedi. Ma non ci pensiamo. Posso, certe cose, no mai. Posso chiedere? 31 ne fo. Ma sei picchia. 4 febbraio. Spero almeno di potermi ubriacare da qualche parte, Conte. Per... Certo, perché è giovedì. Bene. Ma quest'anno è giovedì 4. È giovedì, figurati. Quindi, certo. Anzi, Madonna, che puntata! Toccherà condurre da solo. Madonna, sì, perché perderò il regista e la. Tutto, perdi tutto a quella sera, soprattutto Riccardo la dignità. Secondo me, Riccardo l'hai già perso, se n'è andato. Ti prendo amaro, vino e quello che tu vuoi. Che bello, ma c'è una cosa bellissima. E 118 fuori. Che 118. Con l'ampeggiante acceso. Figo, sì, mi piace un sacco questa dai. E ovviamente ho invitato anche Riccardo, inviteremo certo. Anche la Hikaba. È un beve. Riccardo, non so se vedi un'altra volta la mia faccia di comunque ti faccio compagnia io perché non bevo neanche io. È vero, anche i miei babbo le astemio, madonna. Allora, andiamo ad acqua noi. Vai. Ma io mi sono venuto fuori così. Ragazzi, ma... No, via. Sei limone, sei alla pesca. Va benissimo. Ti prendo un cojino. Ma sì, il mail, voi, va bene. Zero. Oh, mamma mia. Anche a me, Dani, lo pigliamo un cojino per farci rumore. Ma secondo te adesso cosa dovremmo fare? Secondo me adesso dovremmo illuderci. Aha. Secondo me dovremmo salutare e mettere questo pezzo. No, pa, non è vero, perché devi dire questa cosa? Daniele mi ha detto che ne posso mettere una, poi salutare e poi un'altra. Va bene. Yes. Non mi stressare. Non togliamo spazio. Adesso... Va bene. Che adesso ne mettiamo un'altra, poi salutiamo e poi mettiamo quella ma finale. Mettila, ma la sto mettendo, ma te la posso servire sul piatto d'argento, non mi ha considerato. Lady Gaga, Perfect Illusion. Trying to get control, pressure's taking its toll, stuck in the middle zone, I just want you alone. Like a sing game is strong, way too real to be wrong. Caught up in your show, yeah, at least now I know. It wasn't love. It wasn't love.
means to crush. Now that I'm waking up, I still feel the blow, but at least now I know it wasn't love. It wasn't love. It was a perfect illusion. Mistaken for love. It wasn't love. It was a perfect illusion. It was a perfect illusion. Stavamo parlando di Carlo Gracco, di Gracco quando propone le sue ricette, ma certo, e delle smorfie, di apprezzamento, esatto. Devi mettere il mio sorriso per le ricette di Carlo Non so Gracco. Se avete notato la nostra... Sì, sì, felicità lascio, al riguardo. Senti, lascio chiudere a te perché sei brava in questo. Sì, allora, vi volevo dire... che sì. Ci potete riascoltare domani alle ore 15 su www.florenceinternationalradio.com, che noi ci vediamo giovedì prossimo con Correvalando, che ci suggerirà Daniele, ma scoprirete soltanto giovedì prossimo che anno è, tanto non ci avete chiamato, quindi ce lo dice Daniele. Ve l'ho già detto. Ce l'ha già detto, sì, però noi non sveliamo niente, sveleremo tutto giovedì prossimo. Assolutamente. Io vi aspetto martedì alle 18.30 con la mia amica Kikka B per un'ora da capate di muro. Daniele sta già piangendo per questo. Lo ringraziamo ovviamente per il sostegno tecnico e... Ringraziamo Babbore perché oggi eravamo proprio fusione. Io non so, la puntata di oggi abbiamo detto veramente tante di quelle cose castronerie. Sì. Vabbè, voglio finirla in bellezza. Sì, decido di essere fitto. Torno composta come all'inizio, ecco. Cioè, sembra che c'ho l'autotune nella voce in questo momento. Comunque, niente, quindi non vi diciamo più niente. Ci la vediamo contessa giovedì Cervelloni, prossimo. Mazzanti viene dal mare. Quella. Vi ringraziamo per averci seguito. Grazie. Un grosso abbraccio a tutti. Buon fine settimana arancione. E noi chiudiamo con... Sia. Bravissimo. Cheap thrills. Ma sia. E sia. Chi lo sa chi sia? No, io no. No. No, non lo sa, non si sia. Non si sia e sia. Sì, sì. Vuoi? Vai. Come on, try.
on the radio on a Saturday, and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on a Saturday, and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. As long as I can feel the beat, I don't need no money. As long as I can dance, I don't need no. I don't need no money. As long as I keep dancing, oh, baby, as long as I keep dancing.